102 anni fa il comandante Rizzo e il guardiamarina Aonzo ci insegnavano a essere dei veri marinai, con il loro coraggio, con la loro forza, con il loro spirito di servizio e con il loro amore incondizionato per la marina. E oggi li festeggiamo degnamente, ricordando i loro ideali e cercando ovviamente di emularli ed eguagliarli. Siamo stati colpiti da questa grossa pandemia che è stata una cosa assolutamente inattesa che ha condizionato le nostre vite, però nonostante tutto le nostre navi in questo anno hanno continuato a navigare dal Golfo di Guinea fino al Mar Nero, dal Mediterraneo fino all'Oceano Indiano, non mancando nessun impegno internazionale o nazionale che avessero preso in precedenza. È stata una prova dura, è stata una prova che ha dimostrato quanto la Marina si sia dimostrata una squadra forte, un team coeso e un team invincibile, se mi consentite. Io ricordo qualche anno fa, quando io ero un giovane ufficiale, partivo per esercitazioni oppure per delle operazioni, settimane o mesi, erano periodi lunghi, analoghi a quelli di questo periodo qua. Però non c'è paragone su quello che era il mio sacrificio e quello che invece è quello di oggi, dei nostri uomini, delle nostre donne che sono partiti lasciando le proprie famiglie, i propri figli, le proprie mogli, i propri mariti, i genitori anziani in questa situazione così critica e così incerta. Ma non solo, pensiamo alle famiglie che hanno visto partire i loro cari, i loro punti di riferimento e nonostante tutto li hanno supportati, li hanno aiutati, hanno fatto in modo tale che la Marina appunto non perdesse un colpo, fosse presente dove doveva essere, con grande spirito di servizio, con grande coesione, con grande forza e unità. Io sono orgoglioso di far parte di questo team e per questo motivo qua vi abbraccio tutti e vi ringrazio e vi auguro buona festa della Marina. Viva la Marina e viva l'Italia!